il ristorante Amare a Salerno, all'interno dello stabilimento balneare Sea Garden, una vera terrazza sul mare a Salerno. Una borsa lavoro dal valore economico di 600 euro per arginare una parte dei danni causata dall'emergenza sanitaria Covid-19. È questa l'iniziativa portata avanti dal Comune di Minori con il progetto Andiamo Oltre Insieme, Vivi la spiaggia in sicurezza, che punta a garantire la fruibilità delle spiagge in piena sicurezza ed offrire un'opportunità di lavoro dedicata a chi ha avuto difficoltà lavorative a causa della pandemia. In buona sostanza, tramite avviso pubblico, saranno selezionati 24 cittadini di Minori, i quali avranno la possibilità di beneficiare della borsa lavoro che li vedrà impegnati in attività di accoglienza, di sanificazione, di pulizia e gestione delle spiagge pubbliche attrezzate, il tutto coadiuvate da un coordinamento esterno. Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Minori. L'iniziativa è stata ideata e promossa dall'assessorato alle politiche sociali diretto da Maria Citro e dall'assessore all'ambiente Sergio Bonito. Questo è il progetto di cui l'amministrazione reale si è dotato per rendere la spiaggia di Minori al massimo sicura e fruibile. E questo progetto prevede proprio 24 borse lavoro a cittadini beneficiari residenti nel comune di Minori che avranno una borsa di 600 euro che li vedrà impegnati in attività di accoglienza, di sanificazione, di gestione proprio della spiaggia. E proprio in questo, facendo riferimento alla spiaggia, è insieme proprio all'assessorato all'ambiente, al vice sindaco Sergio Bonito, che siamo riusciti a concertare questa modalità operativa di avere, come dicevi, una duplice funzione, in questo caso sia l'inclusione lavorativa ma anche la promozione e la tutela del territorio. E quello che è importante è che queste 24 borse lavoro avranno anche un coordinamento di un Covid manager che sarà appunto avrà cura di fare un po' il contact tracing, ovvero fare una mappatura delle prenotazioni che ci saranno in spiaggia e ovviamente conservare i dati per 14 giorni, nonché supervisionare tutte le attività che avranno luogo sulle nostre spiagge. Questa iniziativa, ci tengo a precisare, è un'iniziativa che ha voluto anche essere un supporto psicosociale, diciamo così, per arginare la frustrazione proprio dell'inattività di questo periodo dal quale veniamo fuori, che è quella appunto dell'emergenza del Covid-19, e anche un po' per cercare di mettere un freno a quelle richieste che spesso portano frustrazione nei servizi sociali nel richiedere una mera misura assistenzialistica. Quindi dicevo, noi siamo contenti come amministrazione perché pensiamo che seppur questa borsa sia un'esperienza transitoria, diciamo, per il beneficiario, possa comunque essere per noi, per Minori, una testimonianza di impegno e di resilienza. Quindi questo è un po' il messaggio che abbiamo voluto dare in questo momento storico nel quale appunto c'è bisogno di positività e di ripartenza.